Ogni anno, all'inizio della primavera, il lavoro della megaditta veniva sospeso perché tutti gli impiegati potessero assistere in un mistico silenzio alla gioiosa cerimonia di addio ai colleghi pensionandi. Era timonata dal mega presidente galattico in persona, il Duca Conte, Loopman, Gran Ladr, Farabut, Multinaz, figli di Put, Francesco Maria Barambani. A nome anche dei qui presenti membri del Gran Consiglio dei 10 assenti, porgiamo, amici sottoposti, l'estremo saluti ai nostri compagni di viaggio giunti dopo un lungo ed operoso tragitto al casello d'uscita. Cari inferiori, nell'autostrada della vita è un doveroso segno di civiltà farci da parte quando chi ci segue, più veloce e scattante, ci chiede la strada, perché l'andare in pensione, oltre al diritto di un meritato riposo, è anche un preciso dovere sociale per i membri della terza età. Lasciare il posto ai giovani! Allora, perché lui non lascia? Ma cosa dice Fantozzi? Loro vanno in pensione nella quinta, sesta età. Quale segno tangibile di riconoscenza dell'azienda per 30 anni di servile fedeltà? Sarà offerto ai pensionati un orologio in similoro da tasca, con catena, incisione di nome dell'inferiore e carillon. Ufficio Bustarella e Tangenti, ragionier Fonelli, geometra Mughini, signor Colzi. Grazie, grazie. Ufficio Attentati e Sinistri, geometra Vinelli, ragionier Villini. Ufficio Lettere Anonime e Ricatti, signorina Silvani, geometra Filini. Eccellenza. Sentendo arrivare il suo turno, Fantozzi era nel balordone più completo. Mani due spugne, fronte perlata, salivazione azzerata e puzzava come un cane marcio dopo una giornata di pioggia. RIMV, Ufficio Ricerche Impiegati Murati Vivi, ragionier Ugo Fantozzi. Ugo, ti stanno chiamando. Aveva detto Fantozzi. Io non mi sono alzato subito perché io mi chiamo Fantozzi. Appunto, Fantozzi, vada. Vabbè, la ringrazio. Grazie. Buongiorno, arrivederci. Manda la mano. Eccomi. Ah, caro Bambocci, non la dimenticheremo mai. Ma veramente io mi chiamo Fantozzi, non come dice. Controlli. Vabbè. No, perché dopo 30 anni, capisci? Ha ragione lei, non si chiama Bambocci. Grazie, molto gentile. C'è scritto Pupazzi. Vabbè, vabbè, lo stesso. Comunque, vi confesso che sono molto commosso perché è arrivato il momento del commiato. Allora mi sono permesso di preparare due parole di saluto. Un momento, Il ragionier Fantozzi aveva lavorato per un mese tutte le notti ad un agghiacciante discorso d'addio. Illustrissimi signori. Cerimonia finita, gli impiegati tornino immediatamente al lavoro, i pensionati si tolgono dai piedi e abbandonino l'edificio per 5 minuti. Continua, Ugo. Sì, vabbè, ma... A chi le dico queste cose? Bello, 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 bello.
Com'è bella la città nelle ore d'ufficio. E noi che siamo stati una vita chiusi qui dentro a lavorare. Ma mi facci la cortesia, Fonelli. Lei è sempre stato un assenteista, diciamolo. Sì, ma chiuso nel cesso a leggere il giornale. Oh, dai, il passato è passato. Approfittiamo invece di questo momento di felicità. Sentite che aria. Respirate, respirate a pieni polmoni. Però, datemi atto che... Che è bella lo stesso la città. Sì, sì. Ma sapete che io non la vedevo così dal 1962. Oh, ricordo, io non ho né il tempo né la voglia di pensare ai ricordi, figuriamoci. Io sono una pensionata baby. Per me adesso l'importante è solo il presente e l'avvenire. Auguri, grazie. Anche a lei, grazie. Mughini. E a lei, Fonelli. Addio, fantocci. Signorina, sì? Signorina, non so se si rende conto. Io voglio... No, cioè, praticamente noi da domani non ci vediamo più. E meno male. Finalmente potrò scegliere io le facce che mi piacciono. Altri visi, altre amicizie. Sì, anche mio marito avrà questa possibilità. Ah, ho delle grandi idee. Voglio fondare un club per organizzarmi il tempo libero. Chi ci sta? Alzi la mano! Bene! Tutti entusiasti! Oh, ragione Fantozzi, mi scusi. Mughini! Ma che ha fatto Mughini? Mughini, ma che cosa fa? Io sarò sentimentale, ma dentro mi sento come un vuoto. E anche un senso di paura per l'avvenire che mi aspetta. Ma cosa dice Mughini? Da domani comincia per noi una vita nuova. Certo. Eh sì, potremo dormire fino alle 9 se vogliamo, fare tutto quello che ci pare. Leggerti il giornale a letto. Eh sì. Giornale per casa. Certo, coltivare i nostri hobby. Scusate, le posso dire una cosa? Sì. Tiri fuori l'orologio. Lo facci su. Tiri fuori l'orologio. Ecco, guardi. Io le prometto, glielo prometto, che da questo momento questo orologio suonerà le ore più felici della sua vita. Bene. Allora, noi saluteremo. Noi, arrivederla. Allora, arrivederla. Mughini, tanti auguri. Beh, noi allora... Vabbè. Che possiamo fare? Vuole un passaggio? No, grazie. Il giorno dopo alle 9 del mattino cominciò finalmente anche per Fantozzi la felice vita del pensionato. Ugo. Ughino. Amore, sono le 9. Le 9! Ugo! Sono in ritardo! Thank you.
Fantozzi. Ma dove cazzo è il mio cartellino? Ma che, sei diventato scemo? Sei andato in pensione ieri, il tuo cartellino non c'è più. Ho fatto uno scherzo, ho fatto. Ci siete caduti, eh? Pecoroni! Via! Andate a lavorare! Schiavi! Io invece sono libero, posso fare quello che voglio. Lo vedete? Adesso io posso... Io adesso esco e... Non ho che liberarti della scelta. Perché io posso andare dove voglio. Adesso io vado... Adesso... Dopo di... Andate a lavorare, andate. Sono abituata a sentirti in casa a quest'ora. Lo so. Grazie. Io ero uscito a fare due passi. Hai fatto benissimo. Sì. Riposati però adesso, eh? Eh certo. Ecco, mettiti qua nella tua poltrona. Qui dici? Qua. Eccomi qua. Mi metto qua adesso. Ah, finalmente. Vieni. Ah, alleluia! Leggiti il tuo giornale in santa pace. Certo. E non di nascosto come facevi in ufficio. Ma è chiaro, no? Finalmente. Grazie, Ti lascio tranquillo. Sì, grazie. Sono io, Ugo. Lo so, Pina. Scusami, sai, ma sono i condizionamenti. D'altronde, sai, 30 anni di gioco non si cancellano così con un colpo di spugna. Ti passerà, ti abituerai. Speriamo. Su, riprendi il tuo giornale ora. Sì, ma sai, Pina, che è così senza rischio, io non ci trovo neppure più gusto. Non ci trovo gusto. La mia signora Ordinatini, Pina. Scusami, Bravo! Adesso ci sono io, ci sono. Che faccio? Che adesso. Mi faccio. Senti, Pina. Che faccio? Che si fa ora? Io devo finire qui adesso. E io? Tu niente. Hai lavorato tutta la vita, avrai diritto di riposarti, no? Sì, finalmente anche. Voglio vedere adesso. Che fa? Ti accendo la televisione, vuoi? Di mattina, dici. Guarda, ci sono dei programmi interessantissimi. Ma ci saranno anche... Ma non si vedono, si vede peggio che di sera si vede. Beh sì, bisognerà decidersi a chiamare l'antennista. Ma Pina, ma che dici? Ormai ci sono io a casa, no? I tuoi guai sono finiti. Ehi, Pina, com'è che si sale giù sul tetto? Ma no, ci vuole un giovane. Chi? Volevo dire un tecnico. Va bene, sta a sentire, Pina, non aver paura, non c'è problema. Tu, mettiti lì, stai tranquilla. Io vado su, tu mi avvisi quando l'immagine è perfetta, hai capito? Io vado sopra, chiaro? Attento, Ugo! Vieni via di lì! Scendi, Rico, Scendi, per basso! Non te posso dire. Eccolo qui, ti do una sassata che... Mancato. Vai via di lì. No, 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 no,
Oh, no, no, no. Mia, mia, no. No! Oh, oh. Formate in ecco, pubblicità. Adesso va meglio, Ugo! Fino, che faccio? No! No, no. Vedete, questo settore è molto ecco. complesso perché Bene. È il settore attraverso il quale le idee vengono fatte. No, Ugo, no! Ma no! No, Ugo, no! Ancora un pochino, Ugo! Perfetto, perfetto, bravo, Ugo! Ugo! La moglie tentò di alleviare il tedio del suo troppo tempo libero, cercando di riempire i vuoti mostruosi di quelle sue mattinate. Buongiorno, signor Tonino. Buongiorno, Serafina. Questo è mio marito. D'ora in poi verrà spesso lui a fare la spesa. Ah, l'hanno messo in pensione. Oh, bevi a tutti alla stessa faccia. Allora, gli dia 3 etti di fettine da fare panate. Io intanto vado al banco 16 per le verdure. Mi raggiungi lì, eh? Mi raccomando, 3 etti, perché il signor Tonino è un furbacchione. Cerca sempre di appioparti qualche grammo in più. Ce penso io, Sorabina. 3 etti precisi. Ecco, mi ha assicurato che questa fettina si può fare panata. Adesso. Fina, adesso che si fa? Niente, abbiamo finito, andiamo a casa. A casa? Ma come? Ma Fina, ma sono appena le 10:05 del mattino, io insomma che. Io. Che cavolo, che. Insomma, che. Insomma, che. Che. Fina! Mi è venuto l'idea un po'. Guarda là, c'è un cinema aperto. Ci andiamo? Di mattino, Ugo. Ah, perché? Che un milione di dollari. Perché? La televisione sì, e il cinema no, eh? Devo mettere la carne nel congelatore, preparare il minestrone, non si può. Per pietà, Fina. Io è da 40 anni che non vado al cinema di mattina, da quando marinavo la scuola, quando ero ragazzo. Lo fai? Va bene. Sì. Grazie. Le casalingue. Ugo, ma c'è un errore di ortografia. Ma no, scusami, perché è plurale, sono più di una, no? Cioè, singolare casalinga, plurale casalingue, eh? Ah, certo. E poi, scusami, è finché fa per te, adesso che mi sei diventata femminista, no? È il problema di due casalinghe. Lingue. Vabbè, andiamo, no? Due, per favore. Uno normale e un anziano? Ma chi sarebbe l'anziano, scusi? Lei. Lei chi? Lei. Lei è femminile, sono io. E tu saresti lui. Vedi, leggono tutti. Pubblico di intellettuali, un film impegnato, te l'avevo detto. Oh, Cono Bomboniera. Cono, grazie. Quant'è? 3.000. 3.000? 3.000. Aspetta un attimo, scusi, che. No, uno. Oh, scusi. 2 e 3. Vieni, grazie. Pina, ti faccio strada. Aspetta, ci mettiamo qua, mi metto qua io, qui sei più comoda. Ecco qua. Tu quando mi porti la colazione a letto, eh?
indecenza. Ma sai, sono film impegnati. Magari è solo un antefatto, una premessina così. Poi dopo. Ma quale antefatto, Ugo? Sono film diversi da questi. Sai, il comune senso del pudore ogni tanto subisce delle modifiche. Modificare. Ma è uno schifo! Sì, in effetti è uno schifo. È un'indecenza, Ugo! Andiamo via! Vacci tu! Vai tu a casa! Sì, non ci sto più qua! Dai, ecco qua! Vieni! Aspetta! Ma che ce l'ha fatto? Ma che ce l'ha fatto? Questo è un locale serio. Fuori! Fuori! Via! Via! Fuori! Magliari, andate a casa vostra a fare queste cose se siete in calore e portate via anche questa linfomane! Via! Scusi tanto, signora, sa dov'è che danno le pensioni? Di là? Grazie, molto gentile. Pierini? Chi è? Io, Fantozzi. Qui, carissimo Fantozzi, come va? Anche ecco. Per prendere la pensione, suppongo. Sì, la ce l'hanno, mi hai detto? Ah, dove gli danno? Lì, venga, l'accompagno. Ah, grazie, Fantozzi, che pacchia questa pensione. Si prendono i soldi senza lavorare. È qui. Grazie. Sì, è vero, ma non so lei... Al mattino ogni tanto non sente come un... Giramento di testa? No, è come un una nostalgia. Numero 32! Vabbè, mi hanno chiamato, eh. Arrivederci. Arrivederci, a presto. A presto. Numero 32. Pensionato numero 32. Ricevuto! Ragazzi, shipper 32. Ischellar 32. Eccolo, siamo noi. Vieni. Oh, dove vieni il numeretti per shippa? Qua. Per 90, e capirai, quando ship? Ah, Raggiro Fantozzi, ha preso la pensione. Le basta? Si diverte. Io, per favore, lascia. Scusa. Si dica. No, no, non è casa parenti. No, aspetti un attimo. No, volevo dire, lei che cosa desidera dal signor? Sì, vabbè, capisco che non sono affari miei, ma magari sa, alle volte il consiglio di un estraneo, due parole scambiate. Scusi, ma... Dino, per favore, porca, ma non vedi che sto parlando al telefono, è una cosa importante. Sei pronto? Aspetti, vuole che le lasci il mio numero, magari, per scambiare. Ma chi era Ugo? Chi? Ah, questo. Questo è uno di quelli, sai, che non sa che fare al mattino, allora tutti vogliono parlare, questo. La tragedia di quelle sue mattinate si interrompeva per incanto la domenica, perché come si sa non si lavora. Fantozzi si sentiva allora come gli altri e quindi quasi un essere umano. Sant'Angelo risponde, fino a io questo divano, oggi lo sfondo! Non esco neppure se viene il terremoto, sai? Capito? Oh, è a mezzogiorno, aglio, olio e peperoncino. Ah,
Ugo, ti sei scordato che oggi viene Mariangela con Uga? E abbiamo promesso di tenergli la bambina. Eh? Cosa? Anche la domenica! Ma porca puttana! Ma dico uno, si fa un mangio così tutta la setti! Vega, sei contenta che ti lascio dai nonnini? Momento! Oh! Oh! Oddio, che? Una mostruosità. Stai molto attenta. È terribile. Alexa, non lo so. Bisogna stare molto, molto allerta. Com'è Mariangela con la bambina? Che, con la bambina? Che, con la... cosa? Con la bambina? Scusa, Pino, ma il primo impatto è sempre... è che non riesco, capito? Abbi pazienza, Pino. Eccolo. Sento già l'odore. Eccolo qua, eccolo che arriva. Eccolo! Oh, amore della nonna, lei è bella, bella. Ugo, ma non dai un bacio alla bambina? È una formalità irrinunciabile. Ma... la devo fare. E io mi alzo, la faccio, eh. Eccomi qua, Enrica. No, voglio dire, ecco qua, guarda. Guarda Pino, vedi? Ecco, fatta, no? Un po'. Che marito, quello è sempre impaziente. Papà, avvertilo che scendo subito. Piero! Sì? Ha detto Mariangela che scende subito. Ok, grazie papà. Ciao. La scimmietta l'hai presa? Ma che dici? Ma sei... ah, questa! Sì, sì, eccola qui, vedi? Scusa se non ti accompagno, ma non farei in tempo a preparare la colazione. Lo stesso, no? Senti, Ugo, ma non sarà troppo coperta la piscina? Ma che dici? Nonnino! Non credo. Afferma. Va bene così. La scopro dopo, al parco. Quando non c'è nessuno. Via! Non guardare, Furia! La porti via! Vada via! Scusi, ho sbandato. Deve essere stato un colpo di sonno. Se ne vada. Se ne vada prima che chiamo una guardia. Oh, ehi! Che fa anche il furbo adesso? Si riprenda la sua. Mi scusi, veramente non l'ho... Non l'ho fatto apposta. E poi, diciamo la verità, i bambini a questa età si somigliano tutti. Quasi. Beh, io prendo il mio. Nonnino.
Quante volte ti ho detto di non chiamarmi nonno, eh? Dai, no, non fare così. Che cosa c'è? Ho sete. Vabbè, adesso ti abbevi. Adesso ti do da bere, eh? Vada a sentire prima come l'acqua, eh? Aspetta qua. Quest'acqua, che temperatura. Ah, buongiorno. No, no, non è che mi sia rinfrescato, è che volevo bere, no? Poi ha fatto tac, ha capito, no? Non ha capito. Ha fatto tac, adesso. Arriveva, eh. Vai, andiamo. Buongiorno. Ciao, mamma. Ciao, papà. Grazie, grazie. Nonostante tutto, la presenza della della bambina aveva riempito la giornata di fantozzi. Vedendola partire, la Pina tornò a preoccuparsi per il marito. Si ricordò allora che una psicologa della mutua le aveva consigliato come terapia la compagnia di un animale domestico. Senti, Ugo, perché non ci prendiamo un animale? Un altro... No, voglio dire, un animale di taglia più piccola di quei... cioè, che animale dici? Ma io pensavo a un cagnolino, farebbe tanta compagnia pure a me, eh? Senti, l'ho visto uno l'altro giorno che... Alla fine, la Pina lo convinse. Pina! Pina, ecco! È arrivato il cagnolino! C'è il cagnolino! Aspetta, io... Aspetta, porca piccolo cagnolino! Il cagnolino era in realtà un terrificante cane da battaglia. Appena preso possesso della casa dettò condizioni precise: mangiare a capotavola 5 pasti al giorno come un inglese che per tale si spacciava. Uso esclusivo del videoregistratore con Lilli e il vagabondo, la carica dei 101 e 4 cuccioli da salvare. Si può vedere la partita? No, no! In più Fantozzi aveva commesso l'errore mostruoso di mettergli la cuccia nel bagno, che lui aveva eletto a suo territorio di caccia esclusivo. Cambiavo l'acqua. Così si rovesciarono le parti e Fido, qualche volta impietosito, portava il padrone a far due passi dopo cena fuori casa. Ho dei dolori tipo parto. Ecco. No! In compenso aveva in casa un vero cane da guardia. Signor Fantozzi, la porta era chiusa dall'interno con i paletti. La finestra non ha subito effrazioni. Ma chi diamine l'ha fatto entrare questi fottutissimi ladri, ah? Eh? Il cane! Resosi finalmente conto di quale losco figuro si era messo in casa, Fantozzi decise di ricorrere ad una soluzione incivile che aveva sempre deprecato nel prossimo: abbandonare il cane sull'autostrada. Uscendo 32. Ricevuto.
E il 32, chi c'è là il 32? Ragazzi, 32, rispondete ragazzi, Schipper 32. Ce l'abbiamo noi, pronti? Ma che... a caldo? Stia bene. Anche come rimedio alla sua agghiacciante vita privata, Fantozzi tentò allora l'impegno sociale e, sfogando la sua aggressività e il suo spirito battagliero per anni sopiti, si buttò imprudentemente in politica. Passo decisivo verso la riforma dell'INPS. Come prima conquista i pensionati ottennero straordinarie agevolazioni per viaggi in comitiva. Your attention please. Panam flight number 110 to New York gate 10. Attention s'il vous plaît. Panam vol numero 110 destination New York sortie 10. Achtung bitte. Panam 110 nach New York Ausgang 10. Tutti quei che partono per Milano vadano subito al cancello 3. Ascoli femminili in partenza per Palermo, si ricattano in mandanese della forza numero 4. Tutti sciori e sciori direzionali a Venezia, giacchi su per il cancelletto 32. Siamo noi! Siamo noi! Zitti! Zitti! Demo putei! E chi che se, e chi no che se, no che se! Demo! Buongiorno signorina Silvani, viene a presenza anche lei, no? Io? Con quei vecchi? Ma lei è matto? Io sto partendo per Milano, dove la sala VIP ho un appuntamento con un mio amico e di lì alle Maldive, oh! Beata lei, sapesse come la invidio. Ah, peccato che non posso dire altrettanto di voi. Sempre la solita Venezia, con l'INPS. Venezia è sempre una città bellissima, molto lagunare, e di cui ho un ricordo meraviglioso perché ci ho fatto il mio viaggio di nozze. Contenta lei. Se lo tenga stretto. Buon viaggio, signorina. Ultima chiamata per Venezia. Andiamo, Ugo. Stiamo andando. Che un pensionato costa mediamente allo Stato 150 milioni l'anno, l'INPS si era trasformata a votazione segreta della Gran Loggia da Istituto Nazionale Previdenza Sociale in Istituto Neutralizzazione Parassiti Sociali e, preventivando un risparmio di almeno 2 miliardi per ogni gruppo di 30, organizzava viaggi agevolati senza ritorno. Ah,
Eccolo qui, il tuo aereo. Ma che c'è? Hanno già decollato! Ma cosa sei scema? Siamo ancora sul pullman! Che caldo, porca miseria! Me la tieni la giacca? Sì. Ah, ecco l'aereo! Eccolo! Dove? Eccolo qua il nostro! È questo, bello bianco! Sì, è bello, è aggressivo! Beh, è aggressivo! No. Qui, ma è qui. Ah, deve essere questo lì, senz'altro. Ecco, qui giù, guardi. Non ci sono dubbi. Forse che. Questo bimotore. È un bimotore? Sì, è un bimotore. Adesso. Ma dove ci sta portando? Calma, stiamo calmi. Oh, guarda che sono finiti gli aeroplani, sa? È finito pure l'aeroporto. Ma che siamo, su una strada qui? Ma che, come si giustifica, scusa? Non si giustifica, un disguido, un contrattempo, uno sciopero improvviso, in coma. Pazienza, tanto per aria, per terra, è la stessa cosa. Sarà comunque un viaggio bellissimo. Un bel viaggio. Dopo 18 ore di viaggio, per irrinunciabili esigenze fisiologiche, Fantozzi era devastato da dolori tipo parto e rischiava un'esplosione vergognosa. Trini, dorme? No, consulto la mappa. La mappa? Che c'è? Dove siamo? Ah, siamo esattamente qui. Malta! Malta? Filini, senta, per mi sa dire dov'è la ritirata? La ritirata? Cos'è la ritirata? Il cesso! La toilette vuol dire? Beh, lo chiede a me, lo chiede all'autista, dice il citofono, lo chiami e... Pronto? Comandante? Stavo dormendo. Senta, è perché è 18 ore che non facciamo una sostina. No, non è per me, è per un anziano che ha gravissimi problemi irrinunciabili di incontinenza! Sì, grazie, molto male. Pina! Fanno fermare l'aereo! Fermata all'uscita della galleria. Permesso, mi facci passare. Si tolse la porta? Fantozzi, che fa? Non scende? No, io sto bene. Cioè, io mi sono completamente piscito. No, voglio dire, io sto ok così. Anzi, se c'è qualche anziano poveraccio che vuole approfittare della sosta. Ah, prego, secondo. Prego. Respiri, senta che aria la campagna. Bella. Niente. Ma quanto tempo ci mettono? Il tempo che è necessario. Non sarà successo qualcosa a mio Giacomo? No. Ma che vuole che sia successo? Arrivate a cercare io, va? Questo. C'è? Un po' di traffico c'è. Io intanto mi preparo a fare una bella fotografia a questo veramente spettacolo, veramente. Mi perdoni? Che c'è? Ho una sensazione molto spiacevole. Dica. Guardi, quello lì non è per caso il geometra Boschini. Quello lì messo sul cofano, insomma, sfaccicato contro il cofano. Mi pare. Ma come? Guardi, mi giuro, è lui. È lui? Sì. Allora distraghi la moglie. La vedo. Ma non facci il pignolo, Fantozzi. Allegria! La biondina in fondo è la tornata, Fantozzi. A causa di una subdola avaria, il pullman fu costretto ad un atterraggio di fortuna nei pressi di Rovigo. I parassiti sociali raggiunsero la loro meta a piedi sotto un sole di rame. Vennero subito scambiati per saccopelisti, razza particolarmente amata nella città lagunare. Oh,
grazie. Posso dire una cosa? Non lo credevo, ma voi della polizia siete veramente... I più deboli ed i più anziani vennero subito catturati e, privati della pensione, incatenati nelle carceri dei piombi per il resto dei loro giorni. Ugo, guarda che nome romantico! Dunque, di là! No! Non me la sento di entrare in questa calle. E perché? Che c'è? Perché c'ha mal di testa. Perché sono superstizioso. Superstizioso? Cioè, queste fanno... Che c'entra? Andiamo! Vabbè, faremo un altro giro, tanto è qui dietro. Scusi, vorrei comprare un po' di grano per i colombi. Mi dà un sacchetto, per favore? Quanto costa? 20.000. Ma ecco, io come budget della giornata avrei 3.000 lire. 3.000 tra i chicchi. Vabbè. Trini, per cortesia, mi fa una foto con i colombi perché ho comprato il grano. Certo, volentieri. Come funziona questa? Qui, è tutto a posto, basta solo schiacciare. Va bene. Senta, solo 3 chicchi basteranno? Oh, ma sì che bastano, sono più che sufficienti. L'essenziale è che se li metta sulla testa. Ecco, sorrida. Ah, è venuta bene? La colazione era prevista al caratteristico ristorante La Boa, dal quale si poteva assistere all'emozionante gara di sci nautico in programma quel giorno. Si vede bene? Beh, buon appetito a tutti! Grazie. Buon appetito. Mi scusi, Filine, che vorrei un po' da bere. Che c'è? Vuole bere? Sì. Acqua! Mamma mia. Ne vuole ancora? Bene. Mi scusi, le spiace se io mi sedio, mi sesso, mi sa... Ma che cosa dici? Mi sento più tranquillo. Ah, Pantozzi deve sempre creare dei problemi. Vadi. Ah. C'era del salame qui. Mi scusi, le spiace se mi sago insidio e mi sacchio. Prego, grazie. Prego, Pantozzi. Prego. Molto gentile. Scusate, che lì è venuto un po' di frescolino. No! Eccolo! Mi arriva un orso! Calma, non è il caso di preoccuparsi, è stato un incidente. Questi sono campioni. Inconvenienti come questo succedono uno ogni 1000 anni. Quindi, buon appetito a tutti. Stiamo tranquilli. Scusate un attimo. Visto allora che non c'è più pericolo, vorrei fare un brindisi alle nostre fortune. Ultima tappa del viaggio. Visita alle famigerate grotte di Postumia. Senta, Filini. Sì. Io, a sua insaputa, mi sarei permesso di contattare una guida patentata molto, molto pratica. Fantozzi, ma è impazzito! E io allora che ci sto a fare? Abbia pazienza. Lo fa. La guida sono io, mi sono documentato, ho comprato un'opera monumentale del famoso professor Zingales, ecco qua. Come si chiama quest'opera? Come si può uscire vivi dalle grotte di Postumia. Andiamo, e che Dio ce la mandi buona! Seguitemi! Andiamo!
Tutti in fila indiana, sempre in fila indiana. A questo punto finiscono le ringhiere di protezione ed è molto facile perdersi o precipitare in baratri vertiginosi, per cui consiglierei di prendersi per mano. Fantozzi, mi dia la mano, su, coraggio, avanti. Con la mano spugnata. Non importa, venghi, venghi, eccolo, di qua. Sempre in fila indiana, tenetevi contro la parete. Non lasciate la mano del compagno davanti. Permette, generale, e mi dia la mano. Camminate tranquilli. Se vi prendete per mano, non vi succederà niente. E vieni, cara, seguiamo il generale. Ma sono urla umane! No! Ma disumane! Ma no, si tratta di un fenomeno di risonanze acustiche, è il vento che si infila nei funicoli e produce questo rumore. Anzi, leggo qui sul libro che in questa grotta c'è la eco più straordinaria che esista al mondo. Venite, venite, se volete provare, dite il vostro nome, anzi, comincio io, eh? Attenzione! Finini! Finini! Bello, eh? Provo io, eh? Certo! Provo, eh? Provo, provo. Su! Un momento, eh? Provo! Fantozzi! Fermata! Ma cosa ha detto? Merdaccia, chiarissimo! Prova con il nome, Ugo, però digli anche che sei ragioniere. Sì. Un momento, eh? Sì. Fantozzi, ragionier Ugo! Stramerdaccia! Stronzo! Fantozzi! Non insisti, ragioniere. Quando si mette una cosa in testa non gliela toglie più nessuno. Vabbè, ma sono cose personali. Come fanno a saperlo? Sanno tutto, ragioniere, tutto. Andiamo, su, andiamo, ragazzi. Su, svelti! Vengi, ragioniere, vieni, vengi. Ugo. Non gli dare soddisfazione. Questo è il cuore di Postumia, il Santa Sanctorum. Questa è la regina delle Stalattiti, il più splendido e commovente monumento della natura. Oh, meraviglia delle meraviglie! Pensare che da 6 milioni di anni tu pendi di lassù e mai, mai cadrai! Dopo 81 giorni e 14 ore di grotta, Fantozzi uscì miracolosamente alla luce. Ma dalla coppa del cesso di Herr Otto Glucksmann a Bad Kleiner Kirchenheim, nella Carinzia austriaca. Italian! Tourist! Passport! Sprechen! Non spicco io! E così, sfuggito faticosamente, quasi indenne alle profferte di Otto Glucksmann, noto omosessuale carinziano, Fantozzi tornò a percepire le sue 827.500 miserabili lire al mese. 33! Buongiorno, signora. Buongiorno. Chiuso! Fina! Vi abbiamo pregati! Yeah! Finalmente! Presa! Yuhu! Pina! Mi rispedisce all'ufficio postale? Cerco di fare uno scippo anch'io. Scusa, eh? Era fatale che anche per lui, come per tutti i pensionati, scattasse la mortale trappola degli hobbies. Primo hobby di Fantozzi, l'aeromodellismo. Secondo hobby di Fantozzi, il golf.
Colpo mancato! Beh, sì, insomma, mancato. Cosa ha combinato? Su, prendi la borsa. Io andrei. Terzo! Hobby di Fantozzi, il ciclismo. Ragioniere, alla bersagliera! Alla bersagliera! Avanti! Avanti! Oh! Alla fine capì che l'unico hobby possibile per lui era Dina, il lavoro. Dunque, ispettore di zona, ti piace? Magari, Ugo. Dunque, requisiti richiesti: milite esente, lo sono. Diplomato ragioniere, lo sono. Auto propria, ce l'ho. Ambisesso, sì, no? Certo, Ugo. Ambizioso carriera, lo sono. Massimo 35enne. Non lo so. Ma vedrai che prima o poi qualcosa lo trovi di adatto a te. Sì. Guarda qua. Leggi. Massimo 35enne, massimo 35enne. Massimo 35enne, massimo 35enne e massimo 35enne. È che non mi voglio. Non gli servo più, hai capito? Ma io vi domando, se uno che ha superato i 35 anni vuole lavorare, che faccia? Ammazza? Eh? Ma no, Ugo, perché vedi, non conta l'età che hai, conta quella che ti senti. Prova di assunzione per quell'unico ambitissimo posto di aiuto del vice corruttore laterale mafioso consisteva nel risolvere un problema di contabilità nera basata su codici segreti di esponenti piduisti dell'intrallazione politico-camorrista. Potete incominciare. Thank you.
Vada via, imbroglione, via! Vuoi vederlo? Grazie, molto umano, Mascalzone! Grazie, molto gentile. Farabutto! Grazie, signore. Vecchio parassita! Esatto. Egoista! Sì, sì. Truffatore! È vero. Merdaccia! Devo dirle che lei è molto umano, Grazie. Ladro di lavoro! È vero. Ora tocca al giovane. Sì, adesso... Mi scusi, sa, ma lei mi ha fregato la soluzione. Vabbè, buona fortuna. Allora, che fai, mi accompagni? No, non ne ho voglia, non servo più a niente. Non sono capace neppure a fare la spesa. Ma cosa dici, Ughino? Certo che non lo sai fare. Sono cose da donna, Dunque, aspettami qui, io torno subito. Buongiorno, signorina Silvani, non l'avevo vista. Ma dai, cosa fa lì nascosto come un topolino? Eschi, non ha voglia di riabbracciarmi? Sì, morta. Ma che fa? Mi scusi, credevo che volesse parlare. Che gioia rivederla. Ma di chi stiamo parlando? Di lei, Fantocci! Di me! Anch'io sono felice di rivederla, signorina Silvani. Ah, grazie. Prego. Anzi, peccato che non possiamo fare quattro chiacchiere insieme. Perché? Ah, perché io aspetto delle telefonate, ho degli ospiti. Ma lei da fare? Io? Niente! Non ho niente da fare. Aspetta qualcuno? No, giuro, sono solo. Ah! Benissimo, allora perché non viene a casa mia? Potrei offrirle un drink. Affare fatto, ok. Becky! Per favore, un drink. Mi dia un passaggio per favore. Sì, sì, sì. Salvi, salvi. Voilà. Non si preoccupi, lei salchi su, io prendo i pacchi, parcheggio la macchina e la raggiungo. Ma no, Fantocci, parcheggi pure in seconda fila. In seconda fila? Ma certo, tutti i vigili qua sono amici miei. Ah beh, allora. E il pacco da dietro? Sì, quello. E quell'altro? Ecco, aspetta. E chiuda. Zampelli, ho bisogno di un piacere. Zampelli, guardi, mi scusi, quella macchina di seconda fila è del mio amico. Ci pensa lei, vero? Vieni, 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 vieni. Ma no, sì, sono due, c'è manco un altro. La prego, vado a prenderla. Ma come? Dove? La metta qui. Aspetti, ma ero d'accordo con il signore. Fantocci! Benghi! E Benghi? Ma chi se ne frega? Thank you.
pronti. Che cos'è? Le piace? L'ho inventato io. È leggermente afrodisiaca. Nelle Maldive ho vinto una gara di cocktail con quello. Ah, le Maldive. Eh già, da quando sono in pensione non faccio altro che viaggiare, partecipare a... Sì! Parties, feste. Eh già, non faccio in tempo a vivere. La festa, signorina, ciò vale in giù, beata. Oh, ma perché, Fantozzi? Pipipi. Nella vita le cose basta volerle. La vita o la si gestisce, pipipi, o la si subisce. Io me la gestisco così un po' pazzamente. Ah, lo so, voglio andare in Messico? Ci vado. Voglio andare in Kenya e prendo un aereo. Oh, sono in Kenya! Voglio andare a cena a Berlino! Sto, è sempre me lo stesso, tanto io salto il muro. Ma salta il muro? Ma mi perdoni, signorina, ma lei ma che pensione prende? E che c'entra, Fantozzi? Io amici nel jet set! Che mi invitano in tutto il mondo! Signorina Silvani, sa, le devo confessare che sentendola parlare così, io mi sento come travolto da una carica nuova, cioè come, ha capito, no? Come se ritornassi giovane quasi. E poi sono contento perché vedo che almeno lei è risolto, almeno lei è felice, no? Ma certo che sono felice, perché lei no, Fantozzi? Io? Via, non si butti giù. Io la conosco, lei. Sicuramente anche lei i suoi bravi giretti. Magari. Per esempio, che programmi ha per questa sera? Per questa sera? Ah. C'è una riunione di condominio per l'assegnazione dei posti macchina nei garage. Ah, è interessante. Chissà quante persone simpatiche. Pensi che l'unico sopportabile è un inquilino che abita al piano di sopra, un atroce raccontatore di barzellette. La prego, Fantozzi, porti anche me. Dove? Al condominio. Al condominio? Sì. Meglio questo che niente. Ma tutti gli ospiti? Ma quali ospiti? Non c'ho nessuno. Neanche un amico. Soltanto lo spettro della mia disperata vecchiaia. Signorina Silvani, ma quando si mette il sombrero va... E quando va in Kenya con la maschera? È il salto del muro. Le Maldive sì, però. Ma chi ha mai visto le Maldive? Quando ci siamo incontrati all'aeroporto, io stavo accompagnando un mio vecchio zio di Torino. Signorina, io le confesso che speravo che almeno lei fosse felice. Io sto peggio di tutti. La mia vita è di una tristezza. Ma cosa dici? Queste stanze deserte. Ma dove? Il telefono sempre muto. Ma che dici? Il telefono sempre muto e l'indifferenza degli uomini. Nessuno più mi guarda come mi guardava lei. E come mi guarda ancora, vero? No. Fantozzi. Così no. Per disperazione no. Oh sì. No. Oh, Melodina, prego. No, così non mi piace. No, mi va lì! La prego, non se ne vada! Ma cosa vuole che le dica? Me la prenda, ma... Ma cosa vuole? Non ho niente! La prendo, ma... Dio, non le posso dar più niente! La prego, la prego! Miracci, Rico! Miracci, pietra! Ormai è troppo tardi. No, no, no! Fantozzi, Fantozzi, la prego, Melodia! La condizione della signorina Silvani lo aveva fatto improvvisamente invecchiare di dentro. Sperava però di nascondere la sua angoscia dietro un aspetto ancor baldo e giovanile. Si accomodi pure, prego. Prego. Accettò quel posto come il segno della fine e cominciò ad essere divorato dalla paura delle malattie. Oddio,
Questa volta c'è! È quello vero, ce l'ho sul serio! Sì, Ugo, sì! Tua impressione come una formica! Buono, Ughino, buono! Pina, prendo 4 Coraxal! Ma non ti farebbe niente, Ughino! 2 gocce di anziano! La Pina cominciò a preoccuparsi seriamente solo quando Fantozzi acquistò al Postal Market una bara a rate. Prese allora una decisione importante che già maturava da tempo. Sì, chi è? Ah, un momento, per favore. Ugo, vogliono te? Vogliono te, Hotel Caprice. Chi è? Non so. Pronto? Sì, sono io. Chi è? Come? Sì che ho del tempo lì. Perché? Che se... Guardi, Ferrini, non faccia lo stronzo, sa? Che io lo... No, 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 mi scusi. No, credo che fosse un mio amico che mi fa sempre degli scherzi. Sì che posso. E quando vuole lei? Sì, sì. Anche a oggi... No, anche su, adesso, vengo subito, vengo anche oggi se vuole. Io vengo adesso, no, vengo ora, aspetti, rimanga lì, non vada via, non vada via, Pina, Pina, ho trovato lavoro, pista, un lavoro fantastico. Dio mio, che notizia! Che meraviglia, Ugo! Certo. Dunque, Pina, ti confesso che sono felice. Dunque, la direzione dell'Hotel Caprice mi ha chiamato in previsione dell'avvento della lira pesante. Questi vogliono modificare tutti i loro lisini, vale a dire tutto il prezziario, per esempio, i menù, i lisini della biancheria, insomma, tutta la loro contabilità. È un lavoro assolutamente delicatissimo e di grandissima responsabilità. Io devo, con un pennarello, cancellare gli ultimi 3 zeri. E quando cominci? Adesso, non vedi che ho già cominciato? Oh, donna, in cucina! Sì, a far da mangiare! Senti, io dovrei uscire, forse faccio un po' tardi, Sì, va bene, via! Guarda le palle adesso! E io ho già cominciato! Oh, dunque, si comincia finalmente! Dunque... Nei giorni seguenti Fantozzi lavorò come un somaro albanese. La Pina usciva presto la mattina e tornava tardi, sempre più stanca, sempre più emaciata. Ma che si fa? Non si mangia? Dico, uno lavora tutto il giorno, si fa un mazzo così! Avrà un diritto al piatto di minestra, no? E andiamo! Hai ragione, caro. Sì. Subito, tesoro. Porca puttana! Signor direttore? Sì, è per via di suo marito. Cosa c'è, lavora male? No, lavora troppo. È uno staccanovista. Gli dica di darsi una calmata. Poco fa ho dovuto dargli 700.000 lire per una settimana di lavoro. Per carità, me lo lasci lavorare così contento. Signor direttore, è tornato un altro uomo. Va bene, come vuole. Grazie. Però allora lei deve rendere di più. Io le faccio questo favore, ma quello che pago a suo marito devo riaverlo da lei. Ha ragione, questi erano i patti. Ma cos'altro potrei fare? Non so,
qualche servizio in cucina, qualche tornetto la domenica, qualche serata al night. Al night? In cucina. Va bene, signor direttore. Finché una domenica, quando Fantozzi per antica abitudine si riposava... Ugo! Scusa, devo scappare. Pina! Pina, la tazza! Ma dove vai di domenica? Ciao amore, scusa, ho fatto un po' tardi. Corro subito a prepararti la cena, eh? Ugo, stasera ti ho preparato un piatto speciale. È una ricetta che ho inventato io. Mi piacerebbe sapere dove passi le serate da sola, mentre io sono in casa a lavorare con una bestia. Scusami, Ugo, ma anch'io sono molto occupata da quando tu hai ripreso a lavorare. Mi sono iscritta a un comitato di beneficenza molto attivo. E ho anche fatto delle nuove amicizie, sai? Lo sospettavo. Sai che stasera andiamo dalla presidentessa? Anzi, ti prenderei la mano? Non esco. Non esco mai la sera da solo senza di te, figlio. Mi dispiace, non posso portarti. Ti annoieresti. No, no, sarei di troppo, lo so, Pina. Pina, Pina, mi ascolti, per favore. Però io ti voglio dire che se queste tue amicizie risultassero essere magari una sola tenera amicizia, io trovo che a questo punto del nostro matrimonio sarebbe molto più onesto dirla, no? Pina? Pina... E poi a una certa età io trovo che può accadere, no? E io te lo giuro, io sarei molto comprensivo. Pina? Pina, mi ascolti? Pina? Pina! Porca puttana, me la fai, non mi ascolti! Ognuno cerca la soluzione che può ai propri problemi. Scusa, devo andare. Si vive una volta sola, Ugo. Che succede?
Buonasera, signora Pina. Ho fatto un po' tardi, scusi. Buonasera, Antonio. Pioggia miracolosa che renderà i vostri capelli fosforescenti al buio. Molto erotico. Luce. Buio. Luce. Wow! Brutta sgualdrina di facciame. Purtroppo quella non era la Pina, ma un ferocissimo travestito brasiliano, ex campione regionale dei pesi medio massimi. Lei si strapazza troppo, signora Pina. Si ammassa di lavoro per illudere suo marito. Cos'ha, signora? Niente, niente. Sto benissimo. E allora forza, al lavoro, che già domattina tornerà suo marito e vorrà essere pagato. Ugo, posso dirti una cosa? Certo. Io ti stimo moltissimo. Sono contenta di invecchiare a fianco di un uomo come te. Nonostante le promesse fatte alla moglie, Fantozzi era rimasto disperatamente attaccato ai suoi ricordi. E aveva preso l'abitudine, verso l'ora d'uscita del lavoro, di andare a fare un tuffo nella nostalgia. Avete finito? Hai già finito la giornata? Meno male che oggi è finita.
Fantozzi! Salghi! Salghi! Venga avanti, Fantozzi. Caro e fedele Fantozzi, come mai da queste parti, caro inferiore? Soffre molto di nostalgia, non è vero? Non può fare a meno della nostra grande famiglia. La capisco bene. No, non si inginocchia. Al massimo mi baci la mano. E mi dica la verità. Piacerebbe tornare a lavorare con noi. Io maestà le confesso che qui verrei a lavorare anche gratis. No, gratis no. Meglio, no? Lei darebbe anche la sua pensione? Ma mi perdoni, sire, ma io dovrei pagare per lavorare? Certo, Fantozzi. Lei non ha più il diritto al lavoro e se noi, in via del tutto eccezionale, la riassumiamo, non aspetta più la pensione. È giusto. Consideri anche che noi corriamo dei grandi rischi con le leggi, con i sindacati, con le mutue, per vederla felice come una volta. Grazie. Ma mi scusi, sire, ma... Ma allora questo sarebbe una specie di lavoro nero. Preferiamo chiamarlo grigio, con i suoi capelli, Fantozzi. Che fa? Accetta? Ma con molto entusiasmo. Io le confesso che ricomincerei a vivere così, perché ora io non si vede ma sto morendo. Allora... Si accomodi, Fantozzi. Dove? Lì. Qui. Buon lavoro. Grazie, Santità. Ah, Fantozzi. Dimenticavo. L'orologio. Aspetta. È giusto, eh? Morto giusto. Bene, ci può per niente. Ah, molto meglio qui, molto meglio, è la felicità. Allora. Signorina Silvani. Ah, senta, fantaccino, mi spaccio che c'è tanto da fare, piuttosto tenghi. Come i bimbi. Proprio come i bimbi. Tenghi, Fantozzi. Venga, Fantozzi. Anche questi Fantozzi. Grazie. Grazie, Grazie. Si comincia.